Buongiorno a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi una chiacchierata sui cani all'aperto. Volevo parlarvi di come ho scelto Ariel e Kim e darvi qualche consiglio su come scegliere il proprio cane. Allora, quando io e mia moglie abbiamo deciso di prendere il cane perché avevamo cambiato casa e avevamo un piccolo giardinetto, abbiamo iniziato a pensare quale razza prendere. Ecco, innanzitutto, perché ci siamo orientati su una razza e non su un cane meticcio dal canile. In realtà ci avevo pensato sul cane meticcio, però semplicemente perché la razza mi dava un po' più di informazioni sul carattere che avrebbe avuto il cane e cosa mi potevo aspettare dal cane. In passato avevo avuto già una razza boxer, a me piace così analizzare tutti i pro e i contro, vedere quale razza era più adatta al nostro tipo, alla nostra casa, al nostro stile di vita. Cosa potevamo offrire al cane, cosa il cane poteva offrire a noi, e alla fine ho analizzato più che altro le razze, non i cani, non ho valutato i cani meticci. Avevamo considerato varie razze, dalmata, innanzitutto per il pelo corto, poi perché casa nostra non è molto grande, il giardinetto è piccolino, non volevamo un cane troppo grande, impegnativo, soprattutto perché inizialmente pensavo di tenerlo in giardino e di portarlo fuori a fare i bisogni e per portare dal mio giardinetto non c'è un'uscita verso l'esterno, ma bisogna passare per la casa. E quindi, detto metti che il cane ha giocato col fango, è sporco, in qualsiasi caso non lo posso far passare in casa, riesco a prenderlo in braccio e a portarlo fuori in caso di necessità della passeggiata. E quindi avevamo valutato appunto il dalmata perché aveva il pelo corto e non aveva sottopelo e ci piaceva comunque esteticamente, il Labrador, il Beagle e il Border Collie, perché comunque erano cani più o meno a pelo corto tranne il Border Collie ed erano di semplice gestione. Abbiamo riflettuto diversi giorni, diverse settimane, e sentendo anche il parere di amici più o meno esperti, un amico veterinario, altri amici, e alla fine effettivamente il cane più adatto fisicamente alla nostra casa, alla nostra tipologia di vita, era il Beagle perché aveva il pelo corto, era un po' più piccolo delle altre razze, era comunque un cane non aggressivo, simpatico esteticamente. Io non avevo mai avuto dei cani da caccia, per me è stata la prima esperienza con Ariel alla fine abbiamo pensato che era la scelta migliore. Ecco, niente di più sbagliato. Come chi sa, perché ha letto i vari articoli che ho messo sul mio blog ormai diversi anni fa, Ariel ci ha dato del filo da torcere in questi anni e la scelta è stata sbagliata. È stata sbagliata da me, non per il soggetto scelto, che vabbè, vi dico adesso anche come l'ho scelto tra tutti i cuccioli, ma soprattutto perché volevo un cane da compagnia e da famiglia e invece ho scelto un cane da lavoro e da caccia. Allora, la prima domanda che bisogna farsi quando si sceglie un cane, sia che sia meticcio sia che sia di razza, è: cosa voglio fare con questo cane? Ho bisogno di un cane da lavoro per dei compiti specifici, la guardia, la difesa,
cosa che secondo me non ha ormai tanto più senso, perché è meglio avere un allarme in casa che il cane che può essere avvelenato. Comunque il cane è un membro della famiglia, quindi dovrebbe seguire la famiglia quando si esce, quando si va in vacanza. Non si lascia il cane chiuso dentro un giardino, un recinto in casa per fare la guardia. Comunque potrebbe essere uno scopo, oppure una persona vuole andare a caccia, oppure vuole fare agility, vuole fare salvataggio, vuole fare delle attività col cane particolari, sportive. Cosa voglio fare col cane? Se, come al 90% almeno delle persone che mi chiedono, scusate, la risposta è voglio un cane da compagnia, da famiglia, allora evitiamo di prendere un cane da lavoro. Il mio consiglio è questo: ci sono tantissime razze ormai selezionate come cani da compagnia, Cavalier King, il bulldog francese, il bulldog inglese, il maltese, ce ne sono tante di razze che sono state selezionate con delle caratteristiche caratteriali adatte a fare da compagnia, quindi ad avere un cane tranquillo che vi può seguire in ogni luogo, che a casa, se lasciato solo, non soffre particolarmente di stress, di ansia da separazione, e che vi può tenere effettivamente compagnia nel migliore dei modi. Se, come fanno tanti, prendono un Jack Russell oppure un Beagle, ma anche un Labrador come cane da compagnia, secondo me la scelta è sbagliata di fondo. Si sta scegliendo un cane che è stato selezionato per fare del lavoro come cane da compagnia. Lo farà anche piacevolmente il cane da compagnia, però sicuramente non ha tutte le caratteristiche caratteriali proprie di un cane da compagnia. Anche il Labrador, che è un cane dolce, da famiglia, è molto vivace e deve scaricare, soprattutto nei primi anni, fino ai 3, 4, 5 anni, deve scaricare la sua vitalità in un'attività da fare, che può essere un salvataggio, ma anche una passeggiata in montagna. Comunque è un cane che deve fare sport, una corsa, perché altrimenti poi si hanno quei comportamenti distruttivi, soprattutto per i primi anni di vita, che spesso circolano su internet, in cui il cane ti distrugge il divano, si mangia i piedi del tavolo, perché comunque ha bisogno di scaricare la sua energia e la scarica come può in casa. Per esempio il Jack Russell, sì, è un cane piccolino, a pelo corto o a pelo duro a seconda della variante che si sceglie, ma è un cane per fare la caccia degli animali in tana, dei topi, quindi è un cane molto, che ha una tempra molto forte, anche aggressivo. Cioè, non è un cane per bambini, che poi gioca con i bambini e va bene, tutti i cani possono giocare con i bambini, però non è stato selezionato, ha delle caratteristiche diverse dalla selezione per cani da compagnia. Secondo me, quindi, la prima domanda è: cosa ci voglio fare col cane? Detto questo, si inizia a fare una cernita. Ok, io voglio prendere il cane per fare agility dog. Bene, quali razze sono più adatte per fare agility dog? Oppure, quali razze sono più adatte per fare salvataggio col cane? Perché prendere un boxer, che va bene per la difesa, va bene comunque un cane mediamente sportivo, e dopo portarlo a fare salvataggio nautico o a fare agility dog, è una forzatura. Perché è una forzatura? Perché è un cane di potenza che non ha una forte resistenza, ha un'energia molto, ha uno scatto e una potenza molto elevata nel breve periodo, perché è stato selezionato per difendere una persona che viene aggredita, e quindi è un'attività di pochi secondi.
non si può far fare un nuoto a un boxer, un nuoto di mezz'ora in acqua, non si può fare neanche altri cani, sempre con le dovute precauzioni, però comunque ha una resistenza molto più bassa rispetto a un Labrador, rispetto a un pastore tedesco, rispetto a un Golden Retriever. Perché? Perché ha la canna nasale molto corta e quindi respira con più difficoltà rispetto ad altre razze di cani. La stessa cosa in agility, comunque è un cane molto robusto, muscoloso, che è meno svelto, snello e flessibile rispetto a un border collie, ma rispetto anche ad altre razze che possono essere usate in agility, che potrebbero essere Whippet, piuttosto che anche meticci leggeri, dei volpini, per esempio i barboncini, sono comunque più leggeri e anche se sono cani da compagnia hanno delle caratteristiche ottime per fare agility dog. Insomma, dipende. Quindi la prima cosa è, in base a quello che voglio fare col cane, devo scegliere la razza più adatta. Ora, tra le razze adatte per fare quell'attività ce ne sono svariate in genere e dipende poi dai gusti personali, dal tipo di pelo, dal tempo che possiamo passare con il cane. E se abbiamo o no una famiglia, quindi dei bambini, perché comunque alcuni cani sono un po' più pazienti con i bambini, altri cani meno. Anche se poi dipende da cane a cane, dipende dall'educazione, da tante cose, però la natura di base è quella. Cioè, io ho preso un beagle ho fatto, secondo me, una scelta sbagliata. Primo, perché non andavo a caccia, non mi piace la caccia. E due, perché a me piacciono i cani che comunque danno attenzione al conduttore, mentre il Beagle è stato selezionato per mettere il naso per terra e seguire le tracce in autonomia. Non posso cambiare la natura del cane. Poi ci sono alcuni Beagle più focalizzati sulla ricerca olfattiva, sugli odori, e altri Beagle un po' meno. La mia è esasperata. Lei sta sempre con il naso per terra e in passeggiata praticamente siamo indipendenti. Se fosse sciolta andrebbe per conto suo. Quindi dipende poi da cane a cane, ma l'istinto di base rimane quello.